Sì, ragazze, siamo pronti per fare il nostro Kinder fetta latte torta. Kinder fetta latte o comunque monoporzione, dipende dalle esigenze, che potete mangiare anche per colazione e merenda. Quindi Fit Tilty Light, carità style, e c'è anche Pupi. C'è Pupi che mi fa il solito suo salutino. Iniziamo subito, ragazzi. Io userò un po' di questa farina perché la voglio finire. È una farina aromatizzata al cioccolato, a qualcosa di cream cookie, vabbè, comunque non mi soffermate. Praticamente è talmente buona che non la finisco mai, a parte scherzi, è troppo dolce per i miei gusti, a me le cose troppo dolci non piacciono. Infatti adesso metto metà farina d'avena e metà di questa. Voi se non avete questa usate soltanto farina d'avena, oppure se avete un'altra farina aromatizzata, ad esempio cioccolato, potete utilizzare quella là. Io non la uso mai da sola perché vi ripeto è troppo dolce, quindi faccio metà avena normale e metà questa. Se siete intolleranti al glutine utilizzate la farina di riso che viene bene comunque, o anche la farina integrale di grano semplice. Quindi procediamo, ragazze, e lei c'è qua, è la spettatrice. Se poi, ragazze, utilizzate soltanto la farina di avena, questa qua, per dolcificare un po' potete aggiungere un po' di truvia o di dolcificante, miele, quel che volete voi. Io quando metto solo la farina di avena ci metto anche un cucchiaino di truvia. A questo punto ci vado ad aggiungere gli albumi. Ecco qua, gli albumi sono il nostro motore di vita, non scherzo, però è la colazione e la merenda sempre a base di albumi, ragazzi, soprattutto se vi allenate. Sono tante proteine e pochi grassi, cioè zero grassi. Ok, andiamo a mettere l'albume, vado a versare gli albumi e ci metto anche il cacao, perché ovviamente il Kinder fetta al latte è nero a cacao, quindi ci vuole il cacao. A questo punto mescolo con la mia frusta a mano. Potete utilizzare anche il frullino, ma io già sapete, se seguite i miei video, già sapete che odio lavare il frullatore, quindi preferisco a mano, così faccio anche un po' di bicipiti. Se già ho preso il mio mitico padellino, vedete com'è piccolo, guardate rispetto alla mia mano com'è piccolo, praticamente ha un diametro piccolo ma è molto alto, e questo vi permette di fare delle cose molto magiche, molto belle, quindi compratelo. Io l'ho trovato in uno di questi negozi per la casa e lo adoro, faccio pancake sempre quando vengono alti e soffici ed è un segreto formidabile. Comunque ho messo un po' d'olio, adesso col tovagliolo zac 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 ungo tutto e tolgo l'eccesso. E mancava la polverina magica, vedete, questo è diventato tutta una crema. Il bicarbonato sembra, ma non è, serve a dare serve a far lievitare. Metto un pochino in vari punti, ecco qua, e poi, poiché non ho il limone, ci metterò l'aceto di mele. Ragazzi, guardate quanto deve essere poco l'aceto, ma proprio deve essere, ecco, pochissimo. Attivare il bicarbonato, punto, basta, deve essere pochissimo, se no fate la torta all'aceto invece del Kinder fetta al latte. Ragazze, ho messo tutta la crema dentro, fiamma bassissima, e cosa importante, copro con il suo coperchietto, perché in questo modo si deve cuocere bene. Voi potete anche prendere una padella più grande, ad esempio, e fate una torta più grande, ovviamente dovete aumentare le quantità se non avete il piccolino, no? L'importante è che sia un pochino alto, così cresce bene, e lo coprite, così si cuoce all'interno. La fiamma, io guardate, la diminuisco proprio, la metto più bassa è possibile, guardate, in modo che, ecco, quasi che si spegne, che si deve cuocere bene dentro e lievita tantissimo. Quindi il trucchetto per fare alla fine un pancake, questi tortini alti e soffici, utilizzare un padellino stretto e alto, o comunque anche se grande aumentate la dose, ma comunque deve essere necessariamente alto, così deve crescere, e poi coprire bene bene. Dai, ci vediamo fra pochi minuti. Ragazzi, nel frattempo che si cuoce vado a preparare la mia cremina con il mio amato yogurt greco zero. Mi dite che uso sempre lo yogurt greco? Ebbene sì, ragazzi, lo yogurt greco deve diventare il vostro migliore amico. Baciatelo, ragazzi, adesso date un bacio al vostro yogurt greco, perché è l'ingrediente che non deve mai mancare nelle vostre colazioni e merende in generale, perché è un ingrediente che ha pochissimi grassi e zuccheri, è completamente sano e dietetico, quindi utilizzatelo sempre, vi ripeto, deve essere il vostro migliore amico. Ma in questo caso ci aggiungerò anche un po' di Philadelphia Light, che è brutta e cattiva perché non è sana, perché comunque c'ha i conservanti, c'ha
gli additivi, c'ha le robe, vabbè. Comunque, ragazzi, oggi sono un po' impazzita, ma accettatemi così. Comunque, ci metto un po' di questa, tipo come se fosse una cheesecake. In alternativa va bene anche, anzi benissimo, il quark che trovate al Lidl, oppure il formaggio, quello là, light, spalmabile, che è anche il mio preferito, però non lo trovo mai, quindi ho preso questa. Mi piace più l'altro, vabbè. Comunque, ci metto un po' di questo, vi ripeto, perché la cremina viene così, viene più buona. Però comunque anche solo yogurt greco, oppure ad esempio mettete yogurt greco e yogurt di soia, oppure se siete vegani anche solo yogurt di soia. Insomma ragazze, le alternative sono tante, come sapete ho visto solo degli spunti con questi video, poi siete voi a sbizzarrirvi. Vado a versare lo yogurt e una mezza vaschetta di Philadelphia. Aggiungo, ragazze, un po' di farina di cocco, che a me piace tantissimo fare questa cremina, viene un po' al sapore di cocco, mi piace, potete anche non mettercelo. Per aromatizzare un po' di vaniglia in polvere, potreste mettere anche la vanillina, però questa è più naturale, è proprio un naturale, non è chimico come la vanillina. Ecco, ne metto una puntina così. Poi ci metto, ragazze, un po' di truvia, ecco qua, un po' di marmellata all'arancio, perché secondo me il Kinder fetta al latte, non so voi, ditemi, confermatemi, sa molto di arancio, secondo me c'è qualcosa di arancio all'interno, e quindi ho pensato di metterci per dolcificare. Infatti ho messo pochissima truvia, voglio dolcificare con questo qua, ci metto tutto il barattolino, come ci faccio proprio una cremina aromatizzata alla vaniglia e all'arancio. Voi potreste mettere anche l'aroma proprio, se non avete tipo questo, potete comprare al supermercato l'aroma all'arancio o l'aroma a vaniglia, quello che si usa per i dolci. Oppure potreste anche mettere ad esempio semplicemente un cucchiaino di miele, non esagerate perché ovviamente il miele comunque è molto dolce, quindi un cucchiaino ne basta. Questa che ho messo io è marmellata senza zucchero, che trovate anche in vari gusti, quindi potete utilizzare anche altri gusti, però io vi consiglio anche solo col miele, secondo me fate una cosa sana e leggera. Ragazzi, ho appena assaggiato la cremina, ma è buonissima, ben voglia di mangiarla così, è troppo buona, vi giuro. Yummy. Andiamo a vedere, guardate ragazze, si è cotto ben bene anche sui bordi. Adesso lo giriamo. Ok ragazze, si era spenta la videocamera. Comunque ho tagliato in due il tortino, ho ricoperto con la cremina, adesso devo andare a chiudere a panino. Wow, quante rime che ho fatto, non è molto complicata. Mettetelo un po' in frigo ragazze, perché bisogno di diventare freddo. E guardate che meraviglia, che belle queste fette. Fette di Kinder fette al latte. Guardate che meraviglia. Troppo invitante. Una qui sopra. Yummy ragazze, vi giuro che è buonissimo. Lasciatemi un like se lo fate, mi raccomando taggatemi nelle vostre foto su Instagram e su Facebook, e iscrivetevi a questo nostro secondo canale, Carlita e Nancy. Ciao Nancy.